ISPO 2011, stand Vibram, Max Sacchi, responsabile del settore test di Vibram, ci presenta alcune novità del marchio. Grazie, oggi vi parlo delle scarpe da trail running e da sky running, delle suole che facciamo noi, e abbiamo in questo momento due grosse novità per il settore. Una sono degli inserti in carbonio o Kevlar carbonio, dei plate che stanno al di sotto del battistrada di gomma tra la midsole e la suola, e servono, oltre che per garantire la giusta rigidità della suola e il supporto dell'arco plantare, per distribuire la pressione plantare dovuta ai sassi. Quindi i picchi di pressione plantare vengono ridistribuiti sulla più ampia superficie possibile e la scarpa dopo molti chilometri è ancora confortevole come all'inizio. Un'altra grossa novità del settore sono i talloni o parti della suola che possono muoversi liberamente attaccate semplicemente con un soffietto. In questo modo, come potete vedere in quest'area, la suola è mobile, la stabilità in appoggio del piede, soprattutto in discesa, è decisamente aumentata. La zona mediale e laterale, anche queste sono divise proprio per aumentare la possibilità di presa di contatto col terreno stabile e il grip, sempre in discesa. E abbiamo dei prodotti che in questo modo garantiscono molta stabilità, molto comfort, grip, sicurezza e ci permettono di andare più forte in discesa rispetto a una calzatura convenzionale da trail running.